Rocket. Sicuramente col Brelli è un tipo di corridore, ripeto, che ci può stare ad Rocket. Però lo deve convincere, perché anche lui non ha disputato la migliore stagione della sua carriera, in questi contesti non ha dato in passato grandissimi segni di affidabilità. Come lo deve convincere? Quando va a correre una corsa come Amburgo, che cosa deve fare? Non deve farsi vedere mai e deve sprintare per arrivare quarto o terzo, perché Viviani tanto un se batte, come dicono a Torbaianica, oppure deve palesarsi in quel modo così volitivo sul Vesebergh, spendendo tanto e poi disputando una volata in chiude in cui chiude soltanto nono. Io non so se sono chiaro sul punto, cioè anche questo modo di dare i segnali è un modo complesso. Che tipo di segnali devono darsi? Quelli dati, ad esempio, l'anno scorso da Gianni Moscon, che è un altro nome che tu hai fatto, sono stati segnali inequivocabili. Non poteva non essere convocato un Moscon che ha disputato quella fase di stagione immediatamente antecedente al mondiale, perché quelli erano segnali inequivocabili di un corridore che era veramente demoliva la concorrenza. Si trova dall'Agostoni al Giro di Toscana, tanto che poi a Innsbruck fece bene. Però lui è un altro corridore, ad esempio, che deve dare delle risposte. Beh, è chiaro che sono due contesti diversi per quanto riguarda Moscone e quanto riguarda Colbrelli, e il problema dal punto di vista del commissario tecnico è che se vengono direttamente, vengono già individuati dei nomi per quelli che sono poi i capitani della squadra o i corridori su cui puntare, come possono essere per le garanzie date in questa stagione, nelle ultime settimane, che so, Trentin piuttosto che Bettiol, che Alfiandre li ha messi tutti nel fianco, e Cassani dice andiamo con quelli per quelli. Cioè, Colbrelli deve dimostrare di guadagnarsi un posto in fase di supporto. Cioè, secondo me, a questo punto, che lui finisca terzo la volata o quarto la volata, dove è battuto da corridori che sono comunque più veloci di lui, che rischierebbe di trovarsi nello sprint eventuale alla fine del campionato del mondo, non sposta tanto rispetto alla prestazione che potrebbe fare un Trentin. Capisci cosa Esattamente, intendo? no, non solo capisco, sono anche perfettamente d'accordo. Peraltro, Per Moscon la questione è differente, sì, perché lì lo certo. spunto veloce è inferiore, oggettivamente inferiore, però ci sono altre qualità che emergono in maniera più prepotente, però deve far vedere qualcosa, deve dare dei segnali. Quella di Colbrelli e di Lemar non è stata la migliore stagione della carriera, quella di Moscone fino a questo momento è assolutamente dimenticabile. Problemi fisici inizio anno e poi di fatto Gianni non si è più trovato. Mi dispiace tanto perché io non c'è mondiale per cui non punterei su Gianni Moscone. Però è chiaro che il tempo stringe. Il tempo stringe anche per un altro aspetto che complica sempre questo discorso relativo alle convocazioni. Quando si affronta una corsa come la Vuelta a Spagna, magari non la concludi, ti spari 17 tappe, 18 tappe. Allora hai un giorno dietro un altro per andare a trovare delle sensazioni e per andare a trovare delle occasioni che in una corsa a tappe prima o poi si offrono. È una corsa che magari vive di momenti di alti e bassi, magari qualche giorno i big abbassano un attimino l'attenzione, va alla fuga, ti inserisci, riesci a vincere, magari dai anche un segnale importante. Non passare più dalla Vuelta scompone il calendario e ti costringe a passare, se sei uno di quelli che deve dare segnali, perché poi se sei Sagan te ne freghi, puoi andare ad Amburgo, sprintare scazzato, tanto la Slovacchia ti porta e sei sempre uno di quelli da battere. Ma se sei uno che deve dare segnali, devi andare a trovare le sensazioni e devi andare a cercare le occasioni in contesti di corsa in cui tanti vogliono vincere. Sono magari corsi di un giorno, come possono essere ad esempio le corse canadesi, dove c'è peraltro un parterre importante. Il discorso rischia di complicarsi. C'è ogni caso la possibilità di passare dalle tappe di brevi corse multistage, come possono essere il Tour of Britain o no? Il Giro di Germania, che ti consentono tanto di recuperare giorni di corsa quanto occasioni. Quindi è veramente molto complesso trovarsi in queste situazioni a ridosso di un mondiale. La questione interessa, tra l'altro, cioè non è che non solo la nazionale italiana, non è che se ne vuole fare un discorso ragionevolmente solo nazionalista, sai, quelle cose che poi ogni anno si discute. Ah, la nazionale italiana come ha corso, come ha fatto, ma il Belgio, ad esempio, è interessato da una situazione del tutto analoga. Secondo me questo ci consente poi di andare a parlare anche delle squadre. Cioè, il Belgio è una squadra che si presenta con tanti nomi spendibili, tanti nomi che possono essere considerati poi vincitori di questa prova. Un pochino veramente il discorso della nazionale italiana, però
forse nessun nome che arriva a generare quell'appeal che generano quelli dei tre grandi favoriti che abbiamo nominato. Intanto nel sottofondo, cari ascoltatori, c'è il mio cane Zeno che sta dando la caccia alle mosche, nel caso lo sentiate, dopo la sua comparsa settimana scorsa ce Ah, l'ho è qua. bellissimo queste cose, gli animali che si insinuano in trasmissione. Torniamo a noi, mentre Zeno continua le sue faccende. Dicevo, il Belgio presenta nomi spendibili, come possono essere quello di Remco Evenepoel, con tutti i distinguo del caso, con tutte le precauzioni del caso che devono accompagnare sicuramente il nome di questo ragazzo, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, che saranno verosimilmente, sicuramente, per quanto mostrato nelle ultime settimane, al via di questa prova. Poi prendi Stuyven, un nome come può essere quello di Van Marke, e dici, ma ce lo porto, non ce lo porto, cioè non mi conviene avere un gregario in più per supportare una tattica di corsa che aiuti quelle tre punte che ho a portare a casa il campionato del mondo. È veramente difficile la scelta, perché queste, Italia e Belgio, sono le due squadre che hanno le armi per contrastare, ne parlavamo, no? Hanno le armi per contrastare questi fenomeni contro cui si dovranno verosimilmente andare a scontrare. E bisogna mettere un attimo insieme anche una strategia particolare proprio per riuscire a mettere nel sacco i vari Van der Poel, alla Philippe e Sagan. Sono nomi questi che hai fatto, che sono assimilabili per caratteristiche a quelle che possono essere, ad esempio, quelle di Nesen. Sono tutti corridori, tutti non so, Stuyven non sono sicuro, Van Marke sono sicuro di averlo visto all'Amstel qualche anno, più di qualche edizione. Per cui secondo me, a me viene in mente una cosa particolare, ora magari ecco, non ci avevo neanche pensato, mi sta venendo in mente adesso. Noi abbiamo ragionato quest'anno sul ponte che si crea tra le classiche delle pietre e l'Amstel Gold Race. E le Ardenne, cioè, guarda, ci sono dei nomi che fanno bene da una parte e fanno bene da un'altra, che si fanno vedere da una parte e si fanno vedere da un'altra. Ad esempio, l'anno scorso Valgren, quest'anno Teuns, cioè era Light Walk, poi più avanti sicuramente erano terreni che erano adatti a lui, fare bene o non fare bene, ma comunque c'è questo adattamento in corse diverse. C'è bene la Liege, ad esempio, Teuns, no? Esattamente, i nomi di Van Marke, i nomi di Stuyven, i nomi di Nesen sono dei nomi che all'Amstel, se Harrogate esce come l'Amstel, se è una corsa veramente comparabile all'Amstel Gold Race, che all'Amstel Gold Race tu non li puoi pesare perché loro arrivano all'Amstel Gold Race dalla Parigi-Roubaix, non staccano come ha staccato Valgren, non staccano come ha staccato Teuns, capito? Hanno un'adattabilità a questo percorso che magari è molto superiore rispetto a quella che noi immaginiamo. Noi immaginiamo una certa tipologia di corridori perché noi li vediamo fino alla Roubaix. La Roubaix poi ti ammazza completamente, credibilmente dopo non puoi fare nulla, anche perché questo secondo me era una follia la campagna delle Ardenne di quest'anno di Sagan con tutte e tre le corse messe, una roba veramente folle con la Roubaix in mezzo. E quindi è possibile che questi ti tirano fuori qualcosa in un percorso che vedremo se sarà come l'Amstel e non lo sappiamo nemmeno perché all'Amstel non li possiamo pesare come invece possiamo pesare altri corridori. È un discorso veramente complesso che diventerà molto più semplice quando vedremo quanto sarà selettivo il percorso. Una riflessione questa che proprio sottoscrivo pienamente, perché noi siamo abituati a pensare alla netta distinzione tra classiche del pavé e classiche delle Ardenne. In realtà l'Amstel Gold Race spesso e volentieri si presenta come un elemento di transizione, lo abbiamo detto, però anche andare a pesare chi esce dalla Roubaix all'Amstel non è semplice, cioè ci si è sorpresi per il terzo posto, quarto posto, mi pare, di Sagan lo scorso anno all'Amstel, o quest'anno per la top 10 di Trentino, per il fatto che Van Avermaet in più di un'occasione, dopo essere andato forte sul pavé, è riuscito a districarsi bene anche sulle strade dell'Amstel Gold Race. È veramente significativo che tanti altri non ci riescano, ma questo non vuol dire assolutamente che non sono corridori adatti. E quindi sarà fondamentale capire, anche perché qua viene in rilievo un altro aspetto, poi credo che possiamo concludere, questa che non è una preview, è soltanto proviamo ad annusare quella che sarà poi Una passeggiata è sì, iridata, questa è una passeggiata una è iridata. passeggiata un mese prima, anche il fatto, poi l'hai detto in precedenza, che occorre poi distinguere all'interno delle squadre, ok, va bene portare tanti nomi di peso, però è chiaro che non possono fare tutti i capitani, poi quindi tanta gente dovrà essere portata per lavorare per la squadra e i commissari tecnici non è che si lasceranno andare a quello che sarà il corso degli eventi, avranno bene in mente come muoversi. Importare una squadra ricca di nomi, non dico che
rischio di portare tanti galli perché poi magari sono professionisti, quindi accettano di rimanere fedeli al ruolo, però bisogna portare anche una squadra che sia bilanciata, ovviamente. Bene, siamo arrivati in conclusione di questo episodio numero 111 di Cycling Chronicles. Io vi ricordo, come sempre, caro mio primo, questa è per le tue orecchie dedicata, così non sapranno mai gli ascoltatori che cosa hai fatto finta di non sentire nello scorso episodio. Vi ricordo, come sempre, che potete contattarci sulla nostra mail, che è cyclingchronicles.podcast@gmail.com, sui nostri account Facebook e Instagram come Cycling Chronicles e su Twitter come c_c_podcast. Io avevo in mente un bel pronostico sulla tappa di Andorra, ma poi tutta questa riflessione sui nomi che devono dare dei segnali per essere convocati mi ha fatto venire in mente una domanda secca che ha poco del pronostico, perché non è che si possono fare tanto valutazioni, ok, ma che facciamo contare a fine anno, comunque nella classifica dell'unico che ogni tanto ci azzecca. Primo, Gianni Moscon sarà al via del mondiale o no? Ah, è una domanda questa qua veramente tosta. È tosto rispondere a queste domande perché è difficile, non c'ho neanche un programma suo per le mani. Io onestamente, sai perché dico sì? Perché ritengo che Cassani abbia una grande fiducia nelle qualità di Moscon. Credo che abbia bene in mente Bergen e abbia bene in mente Innsbruck. Quindi io mi aspetto che Moscon si rimetta in sesto nelle prossime corse. Non so quale sarà il suo ruolo, ma credo che Cassani lo porterà. Guarda, mi hai convinto con la tua considerazione, ma mi hai convinto a passare da un 51 a 49 in favore del no a 50 e 50, quindi hai spostato la bellezza del 2%, che comunque non è poco, non è poco, però a questo punto, essendo un coin flip, mi prendo comunque il no, per amore Della del discordia. dissing, sì, per amore del dissing tra me e Non te. pensare che io sarà un 60-40 al massimo. Bene, primo, grazie mille per la compagnia e per la chiacchierata, come sempre. Grazie Giacomo, grazie a te per avermi dato la possibilità di parlare di mondiale perché c'è veramente tanta hype. E grazie anche per aver ricordato ai nostri ascoltatori i nostri contatti, cosa che fai sempre, non c'è bisogno che lo faccia io. E in ultimo, grazie anche ai nostri ascoltatori. Ma mi direte che sono ripetitivo, io lo faccio perché lo devo fare, perché è doveroso, oltre che è un piacere, dire che il riscontro che proviene dalla vostra sponda è veramente rilevante nelle ultime settimane. Il seguito è aumentato in un modo che, onestamente, così all'improvviso non ci aspettavamo. È veramente cresciuto e ci fa piacere che ci stiamo rivolgendo a un pubblico sempre più ampio, che ascolta e interagisce. Quindi veramente grazie. Un saluto a tutti, alla prossima. Sì, secondo solo all'apprezzamento per il mio cane che continua a dare la caccia alle mosche mentre noi finiamo di registrare l'episodio. Anche da parte Ciao, mia, un Zeno! saluto, un ringraziamento. Ciao Zeno, noi ci sentiamo settimana prossima quando torniamo a parlare di Vuelta e poi di mondiali di mountain bike questa volta. Però a presto, ciao ciao!